Bentornati a questo canale di PG Esports, in vostra compagnia come sempre di Noise, affiancato dal carissimo Wolcat. Questo è Un il po' match amareggiati, pool standing. un Un po' po' amareggiati, ma amareggiati, però d'altronde. allora è chiaro che ci si tenga a vincere, andare avanti, a fare cose, essere con i riflettori puntati addosso, a mostrare comunque la passione che abbiamo anche per l'FPS in Italia, però è Certo. un po' la penalizzazione del calendario, l'essere entrati tardi in partita, Vero? un po' la mancanza di organizzazione tattica. Forse abbiamo anche un organico che rispetto agli altri è un po' inferiore. Perché no? Perché no? D'altronde le squadre non sono state mica fatte sulla base di chi era più bravo. Abbiamo fatto una squadra, o meglio, è stata fatta da Blast TV sulla base della attenzione mediatica che potessero ricevere questi personaggi pubblici, non pro player, che magari sono Esatto. dell'ambiente di Valorant, in modo da assicurarci di chiamare gente di Che Valorant, siete comunque interessata a Valorant, esatto, e ma poi, anche perché no, non. anche personaggi esterni per far catalizzare l'attenzione su un evento che di sportivo ha ben poco. Si tratta di un titolo e-sport, ma si sta facendo letteralmente una serie di showmatch di beneficenza. Quindi. Anche perché se continuate a chiedervi il perché di una personalità come Manuelito, È in TV. non state riguardando, non solo quello, ma non state riguardando giustamente anche il suo palmarès, che nell'ultimo anno, causa anche Covid, è un ponte tra quello che è il mediatico al di fuori di internet e internet stesso. Per questo, ovviamente, da parte di Manolito c'è stato un grandissimo commit a livello di streaming, dove per l'appunto è riuscito a creare dell'intrattenimento ed è anche il motivo per cui, giocando a tanti FPS, è stato chiamato a raccolta di questa beneficenza. Quindi, ragazzi, comprendiamo tutti il voler essere competitivi, ma è anche vero che questo, ricordiamo, è un evento di Non è il momento. beneficenza. C'è un momento e c'è un tempo Non è il per momento, non è fare assolutamente il momento. effettivamente del vero competitivo. Per Se volete fare. l'eSport di Valorant, Arriverà. tenete d'occhio Arriverà. TG eSport, che figuratevi se non Arriverà. arriva l'eSport di Valorant. Certo che arriva l'eSport di Valorant, molto molto presto. Esatto. Ecco qua i nostri beniamini, Trenas, Termi, Sparker, Educox, Manolito. Per quello che riguarda la Ternas, Termi, Sparker, Educox, parliamo dei tre giocatori che hanno vinto il torneo italiano Vodafone Radiant Cup, che era un evento analogo dove comunque si avevano tanti influencer, content creator e certo personalità dell'ambiente e-sportivo FPS, ma non con l'intento di fare e-sport, con l'intento di fare di aprire una bella finestra su Valorant, farlo conoscere a quanta più gente possibile. Al casting c'eravamo io e il buon Lapottino, che quest'oggi è impegnato fucile d'assalto alla mano, e quindi comunque è un trio che ha dimostrato che su suolo italiano si difende bene. Quindi diciamo che in un certo senso non siamo nemmeno andati troppo sul leggero. Abbiamo preso i tre giocatori competitivi, perché di competitivo si è trattato, nel senso che era comunque una sfida tra diverse squadre create da Sì. content creator. Il buon Lapo, che ha una profonda conoscenza del gioco, lo tratta dalla beta e, come dimostra anche castando il titolo, e comunque ha raggiunto il rank Diamond, e il buon Manuelito perché ci ampliasse il ventaglio di pubblico, ci ampliasse la possibilità di comunicare questo bel evento a quanta più gente possibile, anche fuori dalla sfera dell'esport di Twitch. Perché no? Ma vediamo i contratti dei nostri. Cosa sono i Eccoli qua. contratti? Ricapitolo From rapidamente i afar. contratti. Esatto, From afar, Cash Money e Survivors. Ok, cosa sono questi contratti? Per chi si fosse appena sintonizzato, sono dei contratti che messi a segno attribuiscono quella cifra in denaro alle casse del team. Quindi From Afar, per completarlo, vincere il round con 5 membri che usano l'operator, il cash money, 250.000 crediti spesi nell'arco della partita, Survivors vincere due round con il quintetto ancora in salute, vivo, sano. E questi contratti accrescono il prize pool, perché è il prize pool a fare classifica per il team, non il Già. rapporto vittorie-sconfitte. Per la Turchia abbiamo invece up close and personal. Il team deve fare almeno un'uccisione col coltello. Il VIP deve sopravvivere, il team captain, quindi il VIP deve sopravvivere a 15 round, quindi non deve morire, pardon, non deve sopravvivere a 15 round, non deve morire più di 15 volte. Plant lover nella fase d'attacco devono plantare 6 volte la spike. Va da sé che possono anche andare all'overtime e fare i plant necessari a plant lover più avanti nella partita. Turchia che per ora ha il miglior rapporto vittorie sconfitte del girone, nonostante questo la Spagna l'ha superata per aver preso parte a un round wildcard, a riprova che di sportivo in questo evento c'è ben poco, ci sono, a ricordarvelo, gli wildcard events. E lo wildcard è una partita speciale con regole assolutamente fuori di testa, nella quale la vincitrice si aggiudica 5.000 dollari, ma siamo nella preview della mappa di Haven.
ti faccio un breakdown sull'andamento della mappa, sulle zone calde, sulla ripartizione del win rate. Allora, Haven, abbiamo sempre detto, Eddie, è la falsa mappa amica degli attaccanti. Non è veramente amica degli attaccanti solo perché contiene tre sites attaccabili, al contrario, è una mappa estremamente difficile da attaccare perché comunque gli spazi sono parecchio angusti e claustrofobici per entrare in siti. Penso ad esempio a A, sul quale abbiamo adesso una panoramica, a due siti molto chiusi che possono essere coperti in verticale da diversi spot, quindi chi entra nel sito deve avere mille occhi e mille crosshair potenzialmente. Poi c'è il sito di B, che è praticamente inattaccabile perché i punti di entrata e di difesa sono più di quelli da cui puoi entrare per attaccare, no? Entri centralmente e ti possono confluire da A e da C coloro che stanno coprendo, rendendo l'attacco del sito di B molto rischioso e poco redditizio. Abbiamo poi il sito C, che ha spazi molto ampi, viene spesso ingaggiato un duello di operator in quella zona di mappa, ma per lo più l'attacco tende a muovere la difesa tra A e C, ignorando B, se non per provare a insinuarci qualche lurker e fare qualche kill da quel punto. Quindi una mappa molto bilanciata. Effettivamente la difesa per ruotare da un sito a un altro deve muoversi parecchio, ma così devono fare anche gli attaccanti per fare una finta e poi eventualmente cambiare sito d'attacco. Vero. C'è comunque da dire che è una mappa diversa, se un altro, e questo è già positivo, perché non rivediamo più Bind, vediamo qualcosa di diverso. Dopo tre partite di fila su Bind? Direi di no, basta, anche perché è chiaramente solo Q a quel punto, con Bind che continua a uscire imperterrita. Anche a distanza di... quando avremo 40 mappe su Valorant uscirà sempre Bind, 2-3 volte di fila, perché sennò non è Valorant. Detto questo però sì, è una mappa di ben diversa, ci sono dei contratti interessanti comunque lato italiano, perché vanno un po' più sul duraturo, quindi sul spendere quanti soldi possibili, e sì, si gioca il tutto per tutto, devono farlo, mi piace, è un game che sicuramente andrà per le lunghe, non si aspetta uno stomp e quindi ci sta a giocare su contratti a lunga durata, ma soprattutto sul fatto che da questo puoi massimizzare, quindi sul prize pool che vai a rubare al team avversario e i contratti che comunque arrivati a quel punto dovresti riuscire a farli. Esattamente, noi non possiamo accettare l'idea di perdere perché altrimenti saremo già fuori dai giochi. A questo punto l'Italia può ancora compiere il miracolo andando a vincere su Spagna e Turchia, che però si sono dimostrate molto al di sopra della Polonia. Per quello siamo un po' disillusi, anche un po' amareggiati, perché speravamo di portare a casa comunque qualche punticino qui là, di farci vedere, ma abbiamo anche visto che i nostri sanno accendere l'interruttore a tratti e fare cose che mettono in difficoltà anche team forti come la Francia, quindi dobbiamo sperare di essere a questo punto ben caldi, ben preparati a quello che ci aspetta, e perché esatto, no, sperare che magari i turchi abbiano anche un po' la palpebra pesante dopo 8 ore, visto che hanno cominciato a giocare questo Spike Nation Day 1 alle 11 di questa mattina con il primo match di Wildcard contro il Portogallo. A questo punto sono passate un po' di ore dal loro ultimo game, quindi c'è la componente stanchezza più che si sono raffreddati. Si sa mai che in un gioco come Valorant, che in cui questi aspetti fanno tantissimo, l'Italia non possa mettere la zampata e riaprire il discorso qualifica. Perché no? Potrebbero tranquillamente riuscire a farlo, serve ovviamente le carte jolly, che sono queste due per l'appunto, Turchia e Spagna. Non le avevo contate fin da subito perché avremmo voluto partire un pochino più avvantaggiati, ma signori, il momento è giunto, l'ultimo match della giornata, vi ricordiamo, tra Turchia e Italia. Qualora l'Italia dovesse perdere, le speranze di riuscire ad arrivare almeno al secondo posto e quindi qualificarsi sarebbero praticamente nulle. Un cambio per la formazione italiana, vediamo comparire una Sage al posto di Breach, che sia proprio Sparker ad aver cambiato? Vedremo subito. L'aggressione arriva con coltelli alla mano. Ho visto uno sparo però, Moviola. Uno sparo c'è stato. Moviola. E subito iniziano a cadere uno dopo l'altro. Sparker su Reina. Alla fine chiusura 5-0. È Stermi su Sage. Mentre invece qui intanto vediamo le risate da parte del team turco. Si divertono con... ricordiamo per il contratto. Certo, a questo punto avrei preferito che fossi il team italiano a vedere, ad avere questo contratto. Sapendo che si andava per il round coltello, cosa che ci sta. D'altronde, i contratti cattivi sono prize pool in più per beneficenza. Esatto, quindi ragazzi, non è assolutamente nell'interesse del team negare i contratti all'altro. Certo, si vorrebbe andare avanti nella competizione e quindi regalare dei round che ti compromettano a livello di torneo, magari no. Però creare prize pool più contratti è molto buono. Su Double Lego. Door. Lego. Non ho detto, Lego. Scusami, Wolcat, ma qui su Double Door Lego. Cosa ha fatto? Occhio a Lego, ragazzi. Pro player, rinforza i BBL. Lui è Kero per il team turco.
molto abili. WTCN, anche WTCN ha avuto comunque le performance. Allora, c'è da dire se che... ne ricordo trascorsi su CSGO competitivo. WTCN, c'è da dire che comunque sta avendo una giornata incredibile, assolutamente, nonostante sì. tutto. Quindi tutti e cinque questi ragazzi del team turco stanno avendo delle performance incredibili, tant'è che sono loro a giocarsela per il primo posto insieme alla Spagna. Probabilmente hanno il primo posto già ben saldo in mano, considerato che alla Turchia mancano Italia e Polonia. Chiaro che non ci sia molto da raccogliere sui prize pool di queste due nazioni, però comunque hanno la possibilità poi di mettere a segno tutti i propri contratti, avendo l'agio di diversi round di vantaggio, almeno sulla carta. Poi noi ci auguriamo che l'Italia sia la prima a mettere in difficoltà, però dovrebbe essere ormai facile corsa al primo posto per la Turchia, alla quale mancano ancora due partite, Italia e Polonia, le due più facili del girone, ahimè. E arriva subito da parte di WTCN, schermaglia iniziale, che lo vede vittorioso fino a un certo punto, perché poi l'intervento da parte di Educoz ristabilisce un minimo di priorità, poi Terenas, ottimo frag refrag sull'uccisione del breach avversario. E questo pone, se non altro, un vantaggio, sì, della Turchia, ma su un 3-2, come i membri selezionati, e adesso è un 2-2. Ricordiamo, Italia in attacco. Il plant deve arrivare subito, ma attenzione perché da dietro Cypher e Raze stanno per andare a coprire B. Non stare molto attenti, infatti lo vediamo qui Stermi con Sage. E alle spalle, attenzione da dietro. Disciplina. Potrebbe, aspetta il colpo più facile. Momento giusto. E sia mai in quei casi, perché si chiedesse perché si aspetti, e metti caso che viene data l'informazione che lì non c'è nessuno, proprio mentre stai per colpire alla nuca al tuo avversario, o addirittura un altro alleato della persona che è sotto tiro lo raggiunge lì sul posto e te ne puoi fare 2-1, quindi si aspetta e trigger discipline. Qui purtroppo il povero Terenas chiuso tra incudine e martello, c'era poco che potesse fare, uccisione e disinnesco della Spike, un po' di soldini per il team italiano, ma soprattutto per quello turco. My thanks. 3-0. Reset, ragazzi. È molto più difficile. Ripeto, non date per scontato che la mappa, siccome a tre site, sia favorevole per gli attaccanti. È piuttosto il contrario. Non è facile muovere la difesa. Bisogna percorrere tanta strada orizzontalmente per poter cambiare effettivamente site e cambiare la zona d'attacco. E invece per chi difende, col fatto che la B non è una reale opzione da difendere, basta spesso una persona pronta a ruotare, hai addirittura, se vogliamo, una posizione vantaggiosa per difendere, perché la persona in B può rallentare la manovra e o venire soccorsa o andare lei a soccorrere nei siti che ha alla sua destra o alla sua sinistra, stando perfettamente in mezzo alla mappa e avendo davvero poca distanza da percorrere. Adesso subito con un'aggressione totale efferata da parte di WTCN a trovare subito l'uccisione, con l'intero team italiano che cerca l'inserimento sul point A senza avere troppo successo. Diverse sono le uccisioni, compresa anche la superma da parte di WTCN, che si porta a casa anche Terenas. Flawless, hai fino all'ultimo, ti portano a casa tutte le uccisioni e la risata di Lego ad accompagnare il tutto. Questi due signori qua che hanno inquadrato, Kerryman proprio, Kero e il buon Lego, due pro player, forze alla principale organizzazione e-sport turca per quello che riguarda Valorant, quindi sicuramente divario di forze notevole per questa formazione. TUCN, altro giocatore molto navigato della scena FPS, si divertono, sanno di essere la testa di serie, sanno anche probabilmente di aver già agguantato la qualifica, quindi showtime per loro, se lo sono meritati. Un ottimo showtime che ancora una volta pone il team turco in una posizione di vantaggio incredibile e fa paura a questo punto, veramente non vedo l'ora di vederli in contrapposizione alla Spagna. Tanto qui vediamo ancora una volta pick su pick da parte del team turco, che ancora non vuole cedere un'uccisione, non sta ancora cedendo un'uccisione vera e propria. Già, tra l'altro i turchi li abbiamo commentati più volte nell'arco della giornata e sappiamo che siano un po' specialisti nel gettare il caos, gettare la partita nel caos e poi potersi affidare al loro gameplay molto puntuale. Non necessariamente puliti nella tattica, nell'esecuzione delle manovre d'assalto ai siti o di difesa dei siti, ma prendono, rushano e mettono a segno più headshot degli altri, semplicemente. Già,
Ancora una volta WTCN in doppia uccisione a chiusura su Terenas e poi Educoz. Ai ai ai. Già. Decisamente un dispiego di forze diverso, una forte tendenza al pro player FPS per il team turco. Più creators, più influencers per i nostri, che accuseranno sicuramente il colpo per non aver ancora portato a casa il punto, ma mi aspetto che un guizzo d'orgoglio presto o tardi nell'arco della partita arrivi. Non ci faremo schiacciare per 13 a 0, voglio ben sperare. Ora suprema, dentro da parte di Educoz. Cerca l'inserimento, salta in alto, forse un po' troppo. Purtroppo non coglie l'obiettivo. E viene preso, anzi, di rimando. Adesso da solo Sparker contro tutti. Ma ho visto bene? Ha già effettuato l'ace. Eh sì. E quindi può andare per l'exa? Potrebbe. Non ho mai visto un exa. E ormai di ore di gioco e di casting ne ho. Oh sì. Non so se ho visto bene, però sarebbe dovuta arrivare la resurrezione di Sage e quindi anche la kill sul resuscitato, essendo ancora io Sparker, ma non so se ho visto bene il simbolino. Ad ogni modo lo scopriremo molto presto, temo. E invece no. Sparker non ci sta. Non ce la fa a trovare la kill, ma subito è difficile quando contro hai un intero plotone di Odin ad attenderti. Non avevano l'obiettivo loro, vero? Si stanno proprio biemmando. Mamma mia. Mi pare non avessero il contratto Hollow. No, no, non c'era. No, era quadra, era mio. Era solo una quadra, tra virgolette. Ebbene, 6-0. Difesa favorita anche in questa mappa. Sì, ovviamente la difesa è favorita, riuscire a del qualche genere punto essenziale. Finire anche solo 8-4 a questo punto non sarebbe male. Certo. Attenzione però ancora una volta, Odin in mano, finché non muoiono si mantengono così. Aggressione totale, Sangal ancora una volta sfrutta le smoke altrui per riuscire a entrare dentro di esse, fare un flank a un centimetro di distanza e trovare l'uccisione. Non è la prima volta che succede, purtroppo questo mette in una situazione di svantaggio totale il team. Ha sentito il buon Sparker. Questo giro purtroppo starmi Stermion Sage, fare molto. Era Stermion Sage che ha sentito il rocket launcher pronto, ma poteva fare ben poco per scappare alle satchel. 7-0. Questa è la chiusura, 7-0. Si va sull'8-0. Sono molto concentrati. Ricordiamo la presenza dei due BBL. E giustamente facevano notare come anche RIP avesse il tag di un team. Non conosco la tag dei Sangal, suppongo quindi sia il team. Però farebbe quindi 3 pro player e mezzo per le fila dei turchi. WTCN, nome che ho sentito già ricorrere. Esatto, WTCN è un nome ricorrente, non che Rogu stia giocando male comunque. No, assolutamente. Probabilmente ma Rogu è il team dei turchi per l'appunto, quello che si attesta essere forse il primo. Probabilmente Rogue è il loro content creator, legato non necessariamente a Valorant, mentre possono comunque annoverare 3 player e mezzo competitivi di Valorant. RIP veramente, sì, mi stupirei del contrario, sta performando molto bene da tutto il torneo. Assolutamente. Mi stupirei se non fosse... Guardalo, triple kill, neanche la caster curse, arriva il resto da parte di Stermi, ma questo permette soltanto altre 2 uccisioni in totale, superando così la conta. Da 5 si passa a 6, ancora una volta inquadrato. Allora speriamo di è molto vicino allo schermo, o sbaglio? È molto, molto usuale nell'ambiente FPS competitivo, esatto, adottare il setup con lo schermo leggermente inclinato, sì, dritto sotto al mento, dritto quasi sotto al mento. Sì, sì, quasi ad abbracciare con la tastiera, il mouse, lo schermo stesso, la base del monitor. Già. Ho provato personalmente il setup, ma bisogna proprio acquisirne il gusto nel tempo. Educoz però, lezioni di mira. Exactly where you are. Se un altro arriva la suprema, nemici rilevati.
Subito, molto bravo Sparker ad avvantaggiarsene. Sparker nazionale, Stermi di rimando. VTCN, doppia kill, crolla Sparker e Stermi, ma finalmente arriva il primo punto. Terenas chiude e mette il pallino, eccolo qua inquadrato. Un punto che se un altro dà un po' di serenità, però mi piace vedere così, vocali, i nostri ragazzi del team italiano. È molto importante essere vocali. È importante perché Valorant. Non deve esserci tristezza alla fine, anzi, ho visto anche un po' di sorrisi su quella kill da parte di Terenas. E anche dal punto di vista della comunicazione nel gioco è estremamente importante essere vocali. È chiaro che ci sia sempre un sano equilibrio tra l'eccedere nella propria vocalità, nell'intasare la voice chat e nell'essere troppo taciturni. È molto importante far sapere ad esempio la posizione dell'ultimo avversario avvistato o di quello che ci ha ucciso. Flank, Terenas, con un buon inserimento, poi VTCN sul buon macete. Il povero Manuelito trovato. Guardalo Kero! Ai ai ai, purtroppo alle prese con l'abilità, Terenas non riesce ad avvedersi dell'inserimento. Prova Edukoz saltando da una parte all'altra. E Lego si è già arrivato il contratto per i turchi. E Lego si è suicidato. Ah, beh, un lusso che ci si può permettere. Attenzione, sì, attenzione, attenzione, mezz'ora di fuoco. Prova il 360, no scope, coltellino. Ma Edukoz si porta a casa il clutch. Signore, incredibile. Beh, c'è tempo per lo spettacolo. Il 360 no scope col coltello era qualcosa che non avevo ancora avuto il piacere di vivere come giocatore e caster di Valorant. posso aggiungerlo al il 360 no scope da coltellino è arte pura comunque. Guarda, no, Lapo secondo me quell'esultanza l'ha fatta per il 360 no scope. Sperava quasi di vedere Edukoz immolato da quel colpo di classe. Sperava. Intanto però qui si ricomincia. Il problema più grande è che appena inizia il game già uno, due, tre membri vengono già rimossi dalla partita. Questo a livello tattico è disastroso per il nostro team. Chiaro, disciplina, d'altronde a quella distanza col judge farebbe ben poco. Quindi si avvicina. E sale. Guarda, davanti a lui i nostri. Manuelito, Manuelito, no, girati, Manuelito! Manuelito, no. Guardalo! Ma cosa sta succedendo? Manuelito, esatto. Manuelito, no, dai, Manuelito, no, dai, cos'è questo bullismo? No, ragazzi, cosa no. Sta succedendo? Manuelito, attenzione! Manuelito, dove sta? Desaparecido? Con tutto lo di nero? Ci prova col coltello? Si lancia dentro, double kill, su Rip! Ripperotti, Manuelito, Manuelito, cerca ancora il 360, Sova! Saluto. Manuelito non sa bene cosa fare, disorientato, no. Cerca la freccia. Oddio. Attenzione, con le frecce. Il crunch riesce. Dio. Easy kill. Ai danni del team. Le cande i player, per favore. Le cande i player. Eccole lì, le cande i player. Ridono. Non tutti, giustamente. Però ridono. Non tutti, però ridono. Perché? No, mi ha fatto straridere la scena che Manuelito si è girato in modo complessivo. E ce n'erano qualcuno tre. Spieghi i DPI ideali a Manuelito, per favore. Sta giocando con 12.000 di DPI. Dopo 12.000? Non aver visto, di più. Dopo non aver visto l'avversario a causa di DPI altissimi con i quali si è girato di 180 gradi, è stato affiancato da un avversario tutti. E poi sono arrivati in tre, vabbè. Vabbè. Oddio, no. Più che altro io credo che abbia addirittura trovato la mente quando vai a overloadare sui cosi, no? Per avere di più. È andato oltre 12.000. Detto ciò, si parte subito con una bella triple kill per Sparkerone nazionale. E chiudono così in velocità. Ma non la danno a vedere. Se ci dai la mano ci prendiamo anche il braccio. 8-4. Allora, io per esperienza so che Terenas quando inizia a ridere, se non c'è Karen che lo riporta alla ragione, è finita. Cioè, non smette più di ridere. Se c'è qualcosa che gli fa ridere, è finita. Io direi di chiamare e appunto evocare la somma barba di Twitch Italia per andare a operare una lo mandiamo una cocciata propedeutica insomma ai nostri. Magari ce n'è un gran bisogno della ma sua so che calda anche il voce. Bon Joint comunque famoso coach di Valorant sta seguendo le mirabolanti peripezie. Aha. Ok, almeno così dicono, potrebbe
Però vediamo, mandiamo intanto il buon Kerem a salvare la situazione. Dice il buon Terenas che quando parte non smette. Si sono Soprattutto se poi i nemici contratti. continuano a fare così, perché in No, realtà adesso la tattica dei nemici è quella di rimpolpare Terenas di queste cose no senso, e così che venga out capo, ma proprio capo mentale, tattico. Oddio, un po' di allora. risate, questo è quello che ci vuole anche per stemperare un po' il clima che sembra essersi un po' troppo cementificato su la competitività di una fase che, No, ricordiamo, chiaro, è a noi tutta per sarebbe beneficenza. piaciuto vedere l'Italia andare più avanti possibile per vedere giocare i nostri, Sì, chiaramente, ma penso che assolutamente, ma sia finisce lì. Perché ben lungi dagli obiettivi è andare a bello vederli su un dimostrare. gioco come Valorant, Sì, ovviamente. è ben lungi dalle nostre mire, altrimenti avremmo schierato altri pro player di cui voi stessi della chat non avete mai sentito nominare, ve lo garantisco, ci sono un sacco di player fortissimi in ambiente italiano che non avete mai sentito nominare e quindi avremmo fatto un gioco diverso, ma non eravamo chiamati a mostrare i muscoli, a mostrare la creme del nostro eSport. Vi ribadisco che molto presto ci sarà tempo e luogo anche per Esatto. questo. Oggi siamo qui a fare sfoggio dei nostri creator più appassionati e più coinvolti con la scena FPS o no, o anche no, che sono disposti a dedicarci del loro tempo per fare un po' di spettacolo relativo a Valorant, e il risultato possono anche essere situazioni tragicomiche come quella del povero Emanuelito affiancato da tre manigoldi turchi con i coltelli spianati. Quindi Perché l'hai detto? Io mi stavo trattenendo, sto lacrimando dalle risate. Quella scena dopo il 360 lo scopo del coltello del knife e quella di Manolito cerchiato. devono averla studiata, tra l'altro. Il 360 No Scope, se hai le DPI basse da giocatore di FPS, non viene così smooth. Secondo me ha cambiato le Al DPI per fare il volo 360 col coltello. Sì, sì, sì. c'è il mouse con i tastini per Sì. aumentare il DPI immediato. Sì, e tra l'altro anche la tattica 3 è famoso clutch turco. Nella lega regionale turca di Valorant, Il per clutch turco. cerchiare il nemico e in tre andare ad accoppare. Il Però clutch sì, turco. il clutch turco lo chiamano così. Da oggi in poi, se non altro, si chiamerà così, il clutch alla turca. Clutch alla turca. E chissà che non vedremo qualche team della regione turca operare il clutch alla turca anche in ambiente e-sport durante competizioni che stanno già svolgendosi. Allora, quello sarebbe veramente una flexata potente, eh? Eh? Riuscire a fare in un ambiente come tra l'altro Valorant, che non è poi così friendly a queste cose, per via dei DPI bassissimi soprattutto, fare i 360 no scope è una flexata imponente comunque. Non è. Insomma, vedremo. Signori, siamo tornati con adesso l'Italia in difesa, la Turchia attacca. Ricordiamoci anche che c'è il tacito accordo tra le squadre, soprattutto quando c'è una situazione molto evidente di disparità di forze, di creare le situazioni per portare a casa più contratti possibili, perché più contratti le squadre portano a termine e più di fatto si sta donando in beneficenza, perché sono proprio soldi aggiunti al Esatto. montepremi. Infatti, no, a un certo punto, almeno per come si sta impostando la partita e la volontà da parte dei due team di andare a concludere in maniera anche goliardica tutta quanta la giornata, perché ricordiamo l'ultimo game di questa giornata, di questa enorme giornata partita alle 10 del mattino. Per l'appunto, dice 11 del mattino, dicevo per l'appunto iniziare in maniera anche goliardica e concludere con magari tutte le taglie, perché no? Intanto qui uno scambio continuo di colpi, avevo visto Starmie in quadra kill addirittura, portarsi a casa tutto il team e poi andare in Just i guizzi. defuse. Just i guizzi, Bonstermi. Comunque mi Esatto. dicevano essere parecchio coinvolto da Valorant ultimamente, probabilmente dal suo ritorno al sparatutto Riot Games, proprio in virtù della Valorant Radiant Cup by Vodafone, che ho avuto piacere di commentare con l'Apo solo qualche settimana fa, e dedicandosi al gioco con un po' più di intensità ha raggiunto il rang di Immortal. Quindi comunque un signor giocatorino, non è il Radiant come quello raggiunto da Educox e il nostro Sparker, però si tratta comunque di un rank di assoluto prestigio. Se poi ci mettiamo anche il Diamond di Lapo, in realtà non so quanto sulla carta ci siano nazionali messe meglio di noi. È anche una questione poi di gioco e di come si trasmette la performance. Si può anche essere più attrezzati, meglio attrezzati, ma non necessariamente per questo poi si esprime una performance all'altezza della propria qualità sulla carta. Detto questo, si ricomincia con Smoke in punto A. Mamma mia, Sparker di Spectre si lancia in avanti così anche come Educox Educox plana plana. all'interno della Smoke, teatrale l'ingresso alla Batman.
mentre tanto Educoz va a disturbare l'ultimo superstite. No, e lo va così. Coltello in faccia, questo è il clash all'italiana invece. Se clash all'italiana. Nella fronte. Questo è il clash all'italiana nella fronte. Taglie, 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 contratti, è la parola giusta, già, con cui contratti. Si definiscono queste mini missioni aggiunte alla vorrei partita. Vedere un aggiornamento dunque, il replay proprio qua. Qua ha fatto proprio l'ultimo dominatore però dell'aria. Però un bel side step. Ha fatto l'eletto, sì, lì là, lì là, onestamente schivato. L'ha veramente schivato in side step. Molto bravo. Molto, molto bravo. Ricordiamo per la nazionale turca i contratti, se ben ricordo trattavasi di Plant Lover, trattavasi di coltello naturalmente, certo. Per quello avevamo aperto la partita con un... Wow, Manuelito! Wow, Manuelito! Ah, ma stanno incedendo quei coltelli, spiace. Sì, si continuano. Hanno scoperto dove lavora Manuelito e lo stanno prendendo. Ai ai ai. Lo stavano portando lì. Cosa sta succedendo? Un bagno nella Molotov di Terena. Okay. Cosa sta succedendo? Ok. Pazzesco. Pazzesco. Allora, attenzione però, perché adesso il gioco dei turchi è un gioco pericoloso. Questo si chiama la turca. Sì, è la sauna, ma è un continuare a dare queste kill. Attenzione, perché se poi gli italiani aum all'italiana, questa è il clutch all'italiana. Questa è il clutch all'italiana, che gli avversari ti sottovalutano e poi pam, due punti a 10 e si va poi al soul point, al match point e si chiude la partita. Quindi attenzione. Questa cosa comunque è fantastica. Ma queste cose non le vedi, bello perché non le vedi accadere neanche nei match di eccolo di qua, Plant Lover ne manca una, ecco però qua. Serve Cash Money e Survivors. Per il team italiano, per vabbè, allungando la partita, Cash Money ci siamo quasi. Sì, allungando la partita arriva. Esatto. Survivors, secondo me ce la devono attribuire, ma è già successo. Perché in due diverse occasioni il team turco è morto per intero senza che i nostri mollassero una sola kill. Quindi, secondo me, devono aggiornare la grafica. Ma Survivors lo abbiamo già. Dovremmo Cash Money arriverà sul finale di partita. E quello che invece dovrà arrivare poi per ultimo, qual era Eddie? Se non sbaglio, dovrebbe essere. Dici per il team dei turchi? No, per i nostri era Cash Money, era Survivors e non mi ricordo già più il terzo. Sai che non me lo ricordo neanche. Forse era tutti operator. Però era fatto, tutti operator, sì. Ma credo che dovrebbe essere già fatto. Può essere. Allora devo solo aggiornare le grafiche, ok. Sì, bisogna aggiornare un attimo le grafiche. Adesso ho fatto un primo aggiornamento, vedremo poi il prossimo. In caso vediamo, giustamente 3. Giustamente questa cosa non solo giova ai turchi per il discorso del... Certo, allora fa solo comodo. Del concretizzare i propri di contratti, ma stanno poi andando a prendere una taglia più grossa dall'Italia quando la sconfiggeranno, esatto. Perché ricordiamo che il team vincente sulla mappa prende il 40% dell'attuale budget della squadra sconfitta. Anche perché ricordiamo che attualmente... Manolito? Ha visto Manolito? La luce, Manolito. Ha corso verso la luce. Manolito ha seguito il tunnel. Ha sentito una voce. Ha sentito una voce... E dicevo, più che altro perché adesso l'Italia, avendo perso anche contro la Polonia, che era quella col budget minore, si ritrova lei stessa ad avere un budget praticamente nullo, quindi è a favore della Turchia cercare di rimpinguire un po' come faceva la strega con Hansel e Gretel, mangiare, dare da mangiare il più possibile all'Italia per poi spolparla fino alla fine. A questo punto tanto vediamo, ho visto poi facce di Stermi incredulo. Si sta divertì. Sì, ormai la freccia di rimbalzo. È giusto che passi questo messaggio fondamentale anche in chiusura di questa giornata. D'altronde, se ci pensi, si è aperta praticamente con la wildcard completamente randomica e folle di un URF con Ultra Fire Frag. E poi andare in chiusura con una partita del genere per sempre andare lì a, in maniera ridondante, a far comprendere il valore stesso di questa competizione. Tanto Educoz e Sparker, un'altra volta. Easy. E se domani ci trascinassero dentro a due wildcard match? Non e dovessimo vincerli entrambi? Visto che comunque è il caos più totale e non è che la qualità individuale ci manchi, quindi magari con la giusta occasione possiamo anche piazzare la zampata, prenderci $10,000 di wildcard matches la giornata di domani e passare in testa. Ok. Ok. Io purtroppo non ho preso la mia parrucca arcobaleno, sennò rispondevo fuoco al fuoco.
Io ho lasciato la mia parrucca, cioè la parrucca da clown, ma l'ho lasciata da Mr. Brand nell'altro, da qualche parte. Detto questo, ok. Subito fuoco di copertura. Un rumba pazzo in Double Doors. Un'entrata in sito alla Lego. Ma Stermi punisce. Stermi punisce. E attenzione, perché adesso dagli ultimi due game in realtà non hanno regalato niente i turchi. Stanno giocando anche abbastanza seriamente. Quindi occhio. Però arriva subito una tripla da parte del team. Movimento che adesso con la Suprema stessa va a rivelare la presenza dei nemici. Team italiano quindi in difficoltà. Rogue subito al plant. Cade anche Stermi. Sparcherone nazionale da solo. Cerca il pick, ma Rogue, la mira c'è e lo va a punire. Veloce. Ecco, Rogue, ricordiamo, dovrebbe essere l'anello debole di questa corazzata turca. Quando siamo sulla sua prospettiva, sembra un giocatore assolutamente discreto. E lui questo la dice lunga sulla disparità di forze in campo. Giornata ottima per lui, nulla da dire. Ma l'intero team turco non ne ha sbagliato una. Tantissimo. Stervi, non sa più cosa dire. Speriamo di vincere veramente il premio simpatia di venire trascinato in wild card match. Come, cosa e dove, che sono le tre questioni fondamentali quando un italiano gioca un FPS, non è molto bravo. Come, cosa e dove? È quello che succede a me ogni volta che metto mano a Valorant. Si lancia dentro Sangal, un po' troppo forviato dalle sue stesse abilità. Lo vanno a pesantemente indebolire. Educaz lo aspettava con l'operator. Ottimo il resto sullo Spark. Ma Lego l'aspettava al barco. C'è VTCN. Tutti dentro. Piazzato in una posizione molto tosta. Attenzione! Sparker però ci arriva prima. Ci arriva prima adesso da lontano. Scambio di colpi. Deve essere molto attento. Hai one tap. 2v1. Qui purtroppo l'aspettava dal barco. Lego in terza kill. No, il gattone, no. Fiero anche. Hanno imparato che Glaccia finisce in cam, quindi si sono preparati. Esatto, hanno imparato. Si sono preparati. Iniziato a creare a creare il loro meme gag. Potevo un rewind alla Matrix. Alla Matrix, esatto. Alla Matrix? Che è successo? Questo è un replay molto importante dalla regia internazionale. Si va a giocare di parrucca, Kero, giocatore in forze ai BBL. Una squadra top tier turca. Una nazione che a livello sportivo è da tanti anni che la si definisce in ascesa, sì. Ma ormai per me sono maturi i tempi per cui si può parlare di assoluta forza e-sport internazionale. Certo. È molto, molto un compartimento stagno alle volte per alcune discipline nello specifico. Però quando poi mette i piedi in ambito internazionale dimostra tutto il suo valore. E adesso grande popolazione dedicata all'e-sport. Ultima chiusura potrebbe essere match point per il team turco. Adesso vediamo. Purtroppo non tutte le taglie verranno portate a termine, forse. Però non credo, secondo me la maggior parte delle taglie, se non tutte, dovrebbe essere ormai completata. Vediamo. Stermi ormai on duty B, deve piazzare il suo muro e rallentare l'accesso al sito, che non dovrebbe essere una priorità per i turchi, ma ormai questi sono in modalità showtime. Lo sanno, è lì, il tap, Stermi, molto bravo, va in doppia, ce n'è un altro però ad attenderlo, subito la cura, molto bravo. Cambiamo modalità e Rogue però è pronto con il crosshair. Chiaro troverà anche Sparker. In triple kill, molto bravo Kiore, Terena sei lì, pronto, Colomen, Rambo, uno contro tutti. Come nel primo film, dalla giungla, uscirà lui con il Michigan. È il momento. Lo temono. Lo temono. Scappano, cioè sul flank Sova, ma non sa che in realtà è Sova essere flankato a sua volta. Lo aspetta, parte subito con Omen, purtroppo non riesce. Arriva Lodin e crolla. Vero peccato. Taglie portate a termine per tutti. Chiusura i team, così. Tutte le taglie per tutti e due i team, che significa un circa qualche dollaro in meno di 2000
aggiunti alle beneficenze scelte dai nostri team. Mi fa molto piacere che ci sia questa tacita partnership tra le diverse squadre per andare a contratto il più possibile e ingigantire il prize pool. E questo era per noi il sipario sul day one, ma non sul girone 1 in senso assoluto, perché domattina apriremo le danze con quella che sarà molto probabilmente l'ultima comparsa dell'Italia in questo Spike Nations. Alle 11 di domattina l'Italia contro la Spagna. Si apre proprio così la giornata, per l'appunto si inizia con l'ultima partita che manca a questo gruppo per poi avviarci verso il gruppo secondario. E devo essere sincero, c'è stata una bella giornata questa qua, ed è importante che anche l'ultimo game abbia chiuso nella maniera migliore, secondo me, nella più coerente, quello che è un torneo di beneficenza. E ne avremo altre due davanti a noi, sì, quindi vero. Questa sarà solo la prima di tre giornate. Prima di tre giornate dalle quali abbiamo visto emergere dei momenti di alto e-sport, come appunto Ultra Rapid Fraggers, la modalità 5 contro 5, One Spy for Rush, all anche. Con tutte le abilità, zero cooldown, non ci sono le ultimate. Captain of a team selects one hero for the entirety of team B to play, e visto and vice tutte versa. Reina. Che sarebbe il one tutte for Reina, all, tutte coltello, tra l'altro. Una decina di reine sul board. Bellissimo. È stato e a questo punto non vedo domani l'ora di vedere cosa si inventeranno per le prossime wildcard, perché nemmeno noi abbiamo idea di cosa siano le wildcard. Quindi dici che possiamo è una lanciare sorpresa un teaser tutti. Dicendo il nome? Io il nome lo dico. Vai, di il nome. Alle ore 11 di domattina apriamo le danze con Spagna-Italia, dicevamo. Mm-hmm. A seguire Polonia-Turchia, okay. Fine del girone 1, prima wildcard dell'altro girone. E ricordate bene che dal gruppo 2 possono tirare in causa anche l'Italia per i match di wildcard, perché e quindi ha senso, dopo tutto tu devi giocarti il tuo girone di wildcard e chi la tua partita wildcard e chi la vince prende $5,000. Allora ogni squadra prende una squadra dell'altro girone, così da non calpestarsi la classifica da sola. Esatto. Ad esempio oggi i nostri due team wildcard, che erano Turchia e Spagna, perché sono andati forte sui social, hanno ottenuto più condivisioni con l'hashtag Spike TR per Turchia e Spike Spa per Spagna, e hanno chiamato in causa entrambe il Portogallo, che quindi domani partirà con $10,000 di prize pool, e allo stesso modo speriamo che magari l'Italia venga tirata dentro. Turchia e contro Spagna, esatto, quindi è oltre. Quindi se volete contribuire alla causa in qualche modo anche nel vostro piccolo, basta semplicemente spammare Spike Ita sotto i vostri post, Twitter, Instagram, ovunque, per poter dare adito e seguito al nostro team italiano che sì, domani disputerà l'ultima partita del loro girone, però potrebbe anche non essere, perché magari se chiamata la wildcard, magari dovesse vincere, quei 5,000 potrebbe fare comodo magari sul lungo andare, ma stiamo a vedere. Nomi delle wildcard mods di domani e poi chiudiamo. Everyone started blasting, punto esclamativo, e la seconda, Cowboys. Oh, sipario. Ok. E detto questo, chiudiamo anche noi il sipario, una lunga giornata all'insieme di Valorant. Ovviamente la Valorant Spike è questo evento del Twitch Rivals che ci accompagnerà in queste tre giornate. Oggi la prima, domani e dopodomani, sempre dalle ore 11 qui sul canale di PG Esports. Ma per stasera è tutto, è di Noise e il buon Wolcat. Come PG Esports vi auguriamo una buona serata. A domani.